Ragazzi, un minuto! Questo minuto deve essere il più corto! Forza! Sulla musica! Sulla musica! Ci ha abituato solo ai secondi e terzi posti. Il pilota numero 3, Travolti, con 500 grammi mangiati, Travolto. Eccolo qua, forti applausi, grazie. Siamo anche pronti, sì, per direttamente, una foto, no, diamone alla regina Piccante, per favore, che posa il microfono e consegna i premi. Portateli alla regina, per favore, gentilmente, grazie. Così man mano che li prendiamo, glieli diamo direttamente. Consegna il premio al concorrente numero 3, la regina Piccante. Foto e applausi, grazie. Grazie, rimani lì immobile. Girati ogni tanto in favore delle foto. Reginetta, per favore, un po' più di qua. Sì. 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 Adesso sul palco prima del primo. Facciamo il secondo e poi chiamiamo loro. Ci vediamo un attimo di attesa per il primo. Al secondo posto, De Filippo. Quanto forte ed arrabbiato.
Di Vigiano, e ho detto te Filippo, Di Vigiano con 11 piatti mangiati, complimenti, 550 grammi di peperoncino. E a questo punto, in attesa del primo premio, abbiamo un ospite d'eccellenza. Abbiamo, sì, abbiamo, e passo la parola alla persona incaricata a presentare la persona che stiamo aspettando. Don Antonio Carrozzo sul palco per la premiazione al primo classificato che ha conti fatti, se tanto mi dà tanto, lo abbiamo già individuato, no? In qualche maniera. Vi attendiamo sul palco. Il sindaco di Torre Santa Susanna assieme a Don Antonio Carrozzo. Vi stiamo attendendo per questa premiazione, anche perché lui non vede l'ora di alzarsi peraltro, quindi quest'anno ce l'ha fatta. E allora, in attesa che arrivi il sindaco, perché qui in mezzo a questa folla ovviamente si deve fare spazio, io vi voglio raccontare una cosa che l'anno scorso il nostro amico è venuto a Diamante e ha mangiato ben altra quantità di peperoncino. Poi, quando lo premieremo, gli chiederemo come mai quest'anno soltanto 700 grammi, che non sono male. 700 grammi, lei signora quanti ne mangia in un anno? Per cui sappiate una cosa, che il peperoncino è il miglior alleato della nostra salute e della nostra bellezza. Il peperoncino combatte i radicali liberi. Il peperoncino strofinato sulle labbra vi fa evitare il botulino. Donne, è arrivato il peperoncino, fate scorta per l'inverno, risparmiate sui riscaldamenti e sul Viagra. Sì, perché il peperoncino è detto anche il Viagra dei poveri. Buttate via! Ecco il nostro sindaco! Il nostro sindaco! Prego! Venga avanti, un applauso! Don Antonio Carrozzo, buonasera! Buonasera, prego, microfono. Mi sono portato pure il parroco e l'assessore alle tasse, perché non hai premi. Prego, prego, andate avanti, signora, si faccia avanti, anche se l'assessore alle tasse dovrebbe stare indietro. No, avanti. Il regno senza le tasse non, sì, si mantiene. Non si mantiene, però lasciatevelo dire da sua maestà, re Peperoncino. Poche le tasse dovrebbero essere, ma equamente distribuite. È questo. Allora, se c'è il parroco, non possiamo dire bugie stasera, perché se no andrete tutto all'inferno. Quindi, sindaco, non deve dire bugie. L'anno prossimo io sono confermato? Sì, grazie! Parroco, lei si è guadagnato un posto in paradiso, oltre che a Diamante, quando vuole venire. Bene, allora, c'è il presidente che sì, il primo premio lo consegna ovviamente il sindaco. Poi, se volete fare, esatto, qualche domanda, approfittiamone mentre sono qui. No, più che altro abbiamo poi anche da dire cosa hanno vinto questi coraggiosi appunto amici. E allora, chiamiamo il campione sulla musica. Al primo posto stasera, con 14 piatti mangiati, l'amico Francavilla, 700 grammi di peperoncino in mezz'ora. Allora, consegniamo la targa. Perfettamente a tempo, guardate, mi permetta sindaco, mi permetta questa. Guardate che premio, la statuina di sua maestà del peperoncino, bellissima. Se la volete c'è in ambascio per voi, ha soltanto 150 euro. Prego sindaco, la consegni generosamente. La targa, non l'avrete già spiegato, è in argento.
piatto fatto da un artigiano del porto. Ricordiamo che al terzo posto, il terzo classificato, vince una cena per due offerte da Zahir, più ovviamente le targhe offerte da Valerio Adriano Orafo. Al secondo posto, invece, c'è una cesta offerta da Stasi e per il primo classificato, biciclette offerte da Auto Officine, Mario Soroberto e Salvatore. Allora, un applauso finale completo ai nostri campioni. Mentre abbassiamo la musica e chiediamo al sindaco cosa ne pensa di questo spettacolo che abbiamo sotto gli occhi. È uno spettacolo bellissimo, per il quale ringrazio il presidente Vincenzo Di Viggiano che è qui dell'associazione, e voglio dire a tutti un grazie, perché la vostra partecipazione da ovunque voi veniate è certamente un bel segno di partecipazione sociale. Noi siamo contenti che Torre in questo voglia anche candidarsi ad un gemellaggio con Diamante. È qualcosa che probabilmente quest'anno durante il loro festival porteremo in porto, ma come ho detto ieri sera per chi non c'era, noi abbiamo intenzione di creare la comunità del peperoncino. La comunità del peperoncino è una grande iniziativa organizzata da Slow Food, un grande centro organizzativo su cibi di qualità. Noi riteniamo di avere la tradizione, la forza, la capacità imprenditoriale per poter continuare a fare questa bella festa negli anni. È il decimo anno, complimenti per questa maturità, e data questa importanza mi sono permesso insieme a Vincenzo di portare il parroco qui, perché noi siamo comunità, cioè tutti insieme, la parrocchia, l'amministrazione con l'assessore Morleo, siamo tutti impegnati a collaborare con questo mondo di volontariato che anch'esso è da apprezzare, non solo quello che serve per la carità, per tante cose, anche il volontariato delle feste è importante, noi ci crediamo, e quindi auguri a voi e auguri a loro. Da me dico, mi auguro che faccia solo bene il peperoncino a loro. Fermo sindaco, perché adesso c'è il rito della peperoncinizzazione. La regina accanto a me, per favore, signora Equitalia, un attimo così, mi leggi gli strumenti. Allora sindaco, adesso noi passiamo al gemellaggio, e quindi prima ci vuole la peperoncinizzazione. Lei ripeta insieme a me, guardi che cosa abbiamo qua, il sacro rito. Ricevo nelle mie mani il sacro diamante. Ripeta. Ricevo nelle mie mani il sacro diamante. E giuro che sarò sempre piccante. E giuro che sarò sempre piccante. Benissimo, il primo passaggio è fatto. Andiamo avanti. Il diamante se l'è ritirato. Ricevo nelle mie mani. Ricevo nelle mie mani. Un quanto di bene. La mazza regale. Lo scettro. Regale. Regale. E giuro che non smetterò mai di piccare. E giuro che non smetterò mai di peccare. Dopo il peccato, dopo. Ricevo nelle mie mani il bastone del comando. Ricevo nelle mie mani il bastone del comando. E giuro che vivrò sempre piccando. E giuro che vivrò sempre peccando. Bene. Ricevo nelle mie mani la sacra spoglia. Sono le reliquie. Ricevo nelle mie mani la sacra spoglia. E giuro che ne avrò sempre voglia. E avrò sempre voglia di peperoncino. Esatto, non lo specifichi, sindaco medico. Allora, ricevo nelle mie mani il sacro fuoco. Ricevo nelle mie mani il sacro fuoco. E giuro che lo tratterò sempre da cuoco. Lo tratterò sempre da cuoco. Oh, con i sacri poteri che ho ereditato, tramandati di generazione in generazione, dichiaro ufficialmente terminato il sacro rito della peperoncinizzazione. Il nostro sindaco, per volere divino, da me è ingroppato nell'Accademia del Peperoncino. Grazie. E viene da me nominato sull'istante.
a Diamante dall'11 al 15 settembre, sceglieremo la data e ufficializzeremo questo gemellaggio Diamante Torre Santa Susanna. Grazie. Grazie a lei, grazie a tutti. Allora, scusate, ma dobbiamo anche fare dei ringraziamenti. Certo. Allora, naturalmente io prendo la targa, questa per tutta l'amministrazione, grazie, Iglesia. L'assessore alle tasse, grazie all'amministrazione per la grandissima. Allora, poi il sindaco deve premiare. Gli amici di Ruffano, ciao. Quando è la vostra festa? L'evento si terrà il 31 agosto e il 1 settembre, al quale siete tutti benvenuti. Vi aspettiamo a Ruffano, al centro storico. Grazie. Grazie. Allora, al dottor Dannario un ringraziamento come ogni anno. Grazie. Grazie dottor. Grazie a voi tutti, insomma. Grande collaborazione di tutto lo staff. Sono 10 anni che io aiuto Enzo in questa bella manifestazione. E da questa bella manifestazione abbiamo avuto un grande campione che è Franca Villa Carmelo di Mesaglie. Quindi veramente per noi è un onore averlo portato a Diamante l'anno scorso ed è diventato vice campione italiano. Quindi è stata una gara meravigliosa tra Arturo Rencricca Romano e Franca Villa Carmelo, il nostro pugliese, che ha dato tanto onore. Grazie a voi tutti. Grazie, e io saluto l'amico e lo ringrazio personalmente perché ci conosciamo da tanti anni e quando abbiamo fatto proprio la prima delegazione a Oria nel 97, sono parecchi anni, però è bello che siamo qui e la cosa, come dire, funziona, va avanti e ci sono progetti per il futuro. Noi ci saremo, contate su di noi e su tutta l'esperienza che abbiamo, la mettiamo piacevolmente a vostra disposizione. Allora anche Pino Di Simone, grazie. E al nostro prete Don Antonio Carrozzo, grazie di tutto Don Antonio. Vai. Se volete dire qualcosa, Santa Susanna è vicina, perciò. Buona serata a tutti voi, basta che uscendo da qui potete vedere tutto ciò che faremo durante la festa di Santa Susanna, che partiremo dall'8 fino al 13, quindi vedete il programma, è una festa abbastanza bella. Buona serata, buon divertimento e grazie a voi. Grazie a tutti, naturalmente io ringrazio tutti gli sponsor perché quelli, purtroppo, per fortuna ci stanno. Se non ci fossero sarebbe un guaio. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie, allora, a Vincenzo Di Viggiano, grazie a Re Peperoncino, a tutti voi per aver partecipato. Siamo pronti. Ci si sposa.